Molto buonasera, quest'oggi andiamo a rivedere una vecchia amica, una summer bike. Recentemente le stiamo vedendo davvero davvero molto spesso. Questa summer bike presenta l'errore 09, come si vede dal display. In cosa si concretizza? Si concretizza che adesso io la spengo e la riaccendo. Ok, la metto a 5, la inclino e mi avvicino al motore. Ok, come si sente la bicicletta è molto rumorosa, non ha ovviamente potenza, se ci monti sopra non ha potenza. Di solito in questo caso o è il motore che ha subito sulle bobine oppure sono i rotori. Ma siccome molti mi state scrivendo che avete problemi sul motore della Same Bike, questo cliente è di Viareggio, ho iniziato a fare un video perché voglio cercare di capire se è possibile prevenire, se è possibile curare, piuttosto che arrivare ai classici motori fiammati. Adesso andremo a testare la centralina e il motore. La prima prova da fare è trascinare la bicicletta all'indietro. Trascinando la bicicletta all'indietro dovremo sentire l'ingranaggio all'interno del motore. Il motore ha questo ingranaggio, no? Questo elicoidale, questo rotore a tre, che è una frizione, una ruota libera. Da un lato gira, da un lato invece si blocca e non va. Quindi fa sì che il motore giri soltanto all'interno, no? Il motore faccia girare l'ingranaggio soltanto quando è attivo. In alternativa il motore non gira con la ruota. Quindi l'unico modo per farlo girare è trascinare la bicicletta all'indietro e dobbiamo sentire se la ruota è trazionata, quindi molto molto attrito, o se invece lo è molto poco. In questo caso lo è davvero molto. Adesso dovremo andare a staccare il motore, dato che qui non abbiamo collegamenti da staccare, ma va staccato direttamente qua giù. Andremo a staccare il connettore dalla centralina perché vogliamo vedere, staccando questo, se era la centralina in corto, che quindi era quella difettosa, o se invece è il motore. Ovviamente staccando la centralina, se il motore continua ad essere trazionato, il problema è sul motore, mentre invece se staccando si risolve tutto, il problema è la centralina. Ovviamente un motore rotto che ha continuato a viaggiare per molto tempo è probabile che rompa anche la centralina. Quindi adesso andiamo ad aprire e vediamo subito. Allora, per aprirla ovviamente è molto semplice, dobbiamo andare ad aprire il gancino, aprirla a metà, la sfiliamo. Io mi sono portato avanti togliendo 3 viti su 4 del connettore. L'andiamo ad aprire e togliamo adesso l'ultima vite. Una volta tolte tutte le vite andiamo a togliere il coperchietto. Ora l'alimentazione della centralina a noi non ci serve, quindi la possiamo tranquillamente scollegare. E qua giù abbiamo, a prima vista, riconosciamo subito il cavetto del sensore di Hall e delle velocità e il cavo del motore. Andiamo a scollegare proprio questi tre. Ora, un attimino che mi aiuto. All'interno si sente un po' di puzza. Questi fili sono veramente veramente molto sottili, li abbiamo adesso scollegati e adesso andiamo a fare una prova. La possiamo richiudere o lasciarla aperta, non è un problema. Andiamo a fare una prova se la ruota gira liberamente. Abbiamo richiuso la bicicletta stavolta con il cavetto scollegato, andiamo a rifare la prova di prima e sentiamo che è ancora molto molto trazionata. Come vedete si muove veramente veramente molto male a scatti all'indietro, quindi il problema non è nella centralina ma molto probabilmente sul motore. Quindi adesso in un altro video andremo ad aprire e testare questa cosa sul motore. Vi volevo parlare, già che l'altra volta non siamo riusciti, di quest'app. Il cliente mi ha contattato peraltro proprio tramite l'app. Vi faccio vedere. L'app si chiama OO, si trova sia su Android che su iPhone. È un'app molto semplice, molto carina. Qua giù vedete si entra, bisogna fare l'accesso, ci si registra sia con Facebook che con l'account normale. Si può prenotare una riparazione o un ritiro a domicilio, che è molto comodo ovviamente. Bisogna soltanto inserire alcuni dati, nome, cognome, email, oppure la tua posizione. In questo momento mi ricerca la posizione, l'ha trovata subito, qua giù sono in via Buontalenti a Livorno, e prenoto una riparazione. In alternativa si può anche solo andare ad acquistare o prendere un appuntamento in officina, in una qualunque officina, o acquistare una di queste riparazioni, ad esempio una riparazione di una batteria. Ci sono svariati tipi di riparazione che si possono fare. E puoi acquistare la riparazione che ti arriva direttamente rider a casa o vieni messo in contatto con OO, dietro ci sono io,
e insieme andiamo a riparare il mezzo, qualunque tipo di mezzo, che sia un motorino, una bicicletta, una macchina, un camper, un furgone, una moto, moto elettrica, moto a benzina, non è un problema. Mi sto allargando tutte le officine, tutte le concessionarie, le carrozzerie per essere sempre più a 360 gradi dietro ogni tipo di mezzo. E nulla, provatela, usatela, la trovate come vi dicevo sia su Android che su iPhone o app.